E Costanza Verona. Ciao Francesco, ciao Clara, ci siamo? Ciao, ciao Dome, ciao Clara. Ciao, ciao a tutti. Siamo pronti, Ciao. partiamo con la sigla, poi le facciamo entrare. Giuditta Nicolò di Costanza Verona, buonasera, benvenute da Up to Me qua su Pink Basket. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazze, allora prima domanda tranquilla, poi dopo passiamo alle domande un po' più scomode se riusciamo a farle, comunque rimanendo in un clima molto tranquillo tra di noi. Come state? Tutto bene? Siete tornate nelle rispettive vite azioni? Parto prima da Costanza, poi dopo passo a Giuditta. Ok, sì, tutto bene. Sono tornata a Palermo da una settimana. Infatti per adesso sto facendo la quarantena lontano dalla mia famiglia. In realtà mi manca ancora una settimana e poi dovrei tornare a fare la vita normale. Però tutto bene, sono chiusa in camera e basta. Attendiamo. No, io Dice per invece te, Giuritta, vai. io sono ancora qui a Ragusa, dovrei tornare, cioè in realtà potevo tornare anche prima, per via che appunto si può tornare al proprio domicilio, però siccome ho un esame dell'università a breve, il 6, aspetto dopo il 6, insomma, per non fare, perché comunque dovrei fare 16 ore di macchina, quindi mi conviene farlo dopo. Ok, giustamente. Che cosa studiate? Faccio anche questa domanda perché sono curioso. Facciamo la scienze motorie. Cioè, stessa cosa, Sì. scienze motorie entrambe, scienze motorie, quindi sempre nell'ambito sportivo. Ricordiamo che se volete interagire con noi nella diretta, basta mandare un commento e noi lo manderemo la domanda subito a Giuditta e Costanza. Alessio intanto vi saluta e anche Pier Vittorio, quindi se volete scrivere qualcosa, noi siamo qua a vostra disposizione. Passiamo al primo capitolo, quello più facile, forse la domanda più scontata, ma io cerco di metterla in altri termini, cioè quella relativa al vostro campionato, perché per Giuditta è stata la prima esperienza in Sicilia a Ragusa, mentre per Costanza è stata non la prima esperienza al GEAS, ma forse quella più importante di inizio carriera in Serie 1. Volevo le vostre prime impressioni, non sul campionato, ma su questa vostra prima esperienza in due squadre che stavano facendo un ottimo campionato, comunque ai massimi vertici della Serie 1. Adesso parto prima da Giuditta, poi dopo per Esatto, Costanza, tocca a lei alterniamo. adesso. Esatto, brava, giusto. No, io appunto ero contentissima di venire qui a Ragusa, appena ho firmato ero davvero contenta perché era una squadra che negli ultimi anni comunque si è sempre giocata lo scudetto in finale, quindi l'obiettivo diciamo era questo. Poi ho sempre sentito parlare bene e ho avuto la conferma nel momento in cui sono venuta qui e cioè, io mi sono trovata davvero molto bene. Poi il tifo è proprio come si dice, sempre molto caloroso e tutto, quindi è proprio un'arma in più per noi. Mi sono trovata davvero molto bene. Costanza, Vado passo subito. Sì, vai pure. io. Diciamo, per me, come hai detto tu, è stato il secondo anno in maglia Jazz, mi sono trovata benissimo il primo anno e quindi diciamo, ho deciso di riconfermare proprio perché mi trovo bene con la società, con Cinzia, comunque le ragazze della squadra. Penso che quest'anno noi abbiamo fatto un buon campionato e magari ci saremmo pure potuti togliere qualche soddisfazione in più. Chiaramente diciamo, il campionato poi è stato stoppato e quindi ci ha un po' lasciato con l'amaro in bocca perché eravamo in crescita comunque. Abbiamo passato gli Certo. ultimi 2 mesi perdendo solo 2 partite, quindi eravamo in crescita. Quindi diciamo c'è un po' di rammarico per la conclusione del campionato, però comunque abbastanza soddisfatta poi del risultato complessivo, ecco. Soprattutto anche il girone di ritorno, perché all'andata, faccio un esempio, la partita che avete fatto contro Ragusa non era andata benissimo, No. mettiamola così, però dopo il ritorno siete riusciti a vendicarvi della sconfitta, portando a casa una bella vittoria, eravate in un'ottima striscia positiva, avete vinto anche a Bologna e io e Francesco mi ha commentato quella partita, è stata veramente una gran bella partita, abbiamo già dei primi messaggi, stanno arrivando in molti, Sì, Giulia infatti. Arturi.
subito commenta e vi saluta e saluta entrambe, però passiamo al prossimo argomento, sempre relativo a quello delle esperienze, non l'ultima, ma in generale le esperienze che avete fatto in questa vostra carriera, che è già ricca di esperienze, anche se siete ancora molto giovani. Sì, ragazzi, allora... Di... Sempre Giuditta per prima, però prima passo la parola a Francesco perché è lui che okay. deve fare la domanda. È complesso qua gestire le cose. No, il discorso che ha fatto Dom è giusto, nel senso siete due ragazze alla fine molto giovani entrambe. Giuditta magari ha qualche anno di esperienza in più, ma è nel pieno della carriera. Costanza ha le prime esperienze in A1, però avete già viaggiato, comunque vissuto realtà diverse. Battipaglia, Palermo, Geas per quanto riguarda Costanza, Trieste, Venezia, Lucca e tante altre che riguarda Giuditta. Quindi quello che vi chiedo è quanto è importante per una giocatrice giovane fare così tante nuove esperienze, in realtà molto diverse anche tra di loro, e invece quanto è difficile ogni volta dover ripartire da capo, perché magari fai una stagione da una parte, conosci, entri un po' nell'ambiente e poi riparti da zero la stagione dopo. Vai Costanza. Ok, allora, come hai detto... Come hai detto tu, comunque, nel senso, per me è stato importantissimo dal punto di vista sia mio personale, ma poi come crescita anche cestistica, fare queste diverse esperienze. Io a 17 anni comunque me ne sono andata via di casa, come ha fatto anche Giuditta, molto presto, e ho fatto un percorso comunque cercando di andare sempre in squadre dove avrei potuto giocare, avrei potuto comunque fare esperienza. Sono stata a Battipaglia, sono stata a Torino e poi ho fatto i 2 anni al GES, quindi comunque per me è il quinto anno in cui, cioè l'anno prossimo sarebbe il quinto anno in cui io, diciamo, vivo fuori casa, e comunque per me è stata un'esperienza super, e penso che ogni squadra e ogni città mi abbia lasciato qualcosa. Io ho lasciato Palermo, che comunque, cioè, avevo fatto un anno solo di A2 e mi sono un po' buttata con, diciamo, sulla 1 con Battipaglia, che mi ha dato la possibilità e l'opportunità di giocare, perché facevo una squadra in cui credeva molto sulle giovani, e questa sicuramente è stata una cosa che mi ha dato fiducia e poi mi ha messo, diciamo, in questo ambiente. Quindi assolutamente penso sia una cosa super positiva, riuscire a... Non è facile, perché come hai detto tu, ogni anno devi ricominciare da capo, ecco. Però comunque è una cosa molto stimolante, cioè ti porta comunque a nuovi stimoli e anche a nuovi obiettivi. Sono più gli aspetti positivi che quelli negativi, insomma. Sì, è più che altro quando devi per fare il passo magari hai paura, perché non sai cosa devi trovare, sai cosa lasci, non sai cosa trovi, no? Però poi quando lo fai comunque hai nuovi stimoli, hai nuove sfide, nuovi obiettivi, quindi diciamo che secondo me è una cosa che può risultare positiva, ecco. Ok. Giuditta? Sì, anch'io sono andata via di casa molto, cioè da giovane, sono andata a 16 anni, sono andata a Venezia, e diciamo che forse è stato l'unico anno in cui avevo davvero paura, perché comunque era la prima esperienza lontana dai miei genitori, fuori casa, insomma, che dovevo vivere da sola. Quindi è stato un po' quello l'anno un po' più traumatico, diciamo, perché gli altri, secondo me, cioè cambiare... Io sono stata in diverse squadre, in tutte mi sono trovata molto bene, e secondo me il cambiare squadra ti dà nuovi stimoli, se vogliamo vedere gli aspetti positivi, insomma. Poi ovvio, magari di negativo è che magari se ti trovi bene con qualche compagno, con un campo che fuori, non puoi continuare l'anno dopo, però cioè, per me è sempre stato stimolante essere in una squadra nuova. Intanto stanno arrivando molti commenti, vedo così, sì, tanto che ride anch'io, ma qualche commento lo pubblichiamo. No, questo è il primo per Francesco, che gli dico che esiste la consegna da sport, quindi se vuole mandare questa gin tonic a Giulia Arturi lo può mandare. Andiamo avanti. No, mi volevo collegare proprio a un messaggio sempre del CAP, che è super attivo, che è arrivato, visto che Giuditta e Costanza hanno comunque condiviso l'esperienza, appunto, di Gerto, hanno girato tanto e si sono incontrate a Sesto San Giovanni. E quello che chiedo a Costanza in questo caso è: il coach Zanotti ha parlato comunque di te come un investimento importante per la società, ha parlato molto bene di te sia dal punto di vista tecnico che umano, e tu invece hai detto che secondo te devi ancora migliorare alcune cose nell'aspetto del playmaking per arrivare a un livello davvero alto e competitivo ai massimi livelli. Cos'è che devi migliorare? In cosa?
Io penso che nessuna giocatrice, almeno per quanto mi riguarda, nessuna giocatrice è arrivata, nel senso che io penso che devo migliorare su molti aspetti perché non mi sento una giocatrice fatta ad oggi. Comunque sono una persona ambiziosa, diciamo, per quanto mi conosco, ecco, e quindi diciamo cerco sempre di migliorarmi in qualsiasi cosa, che come può essere il playmaking, come può essere il tiro o comunque riuscire a gestire meglio le situazioni. Sono cose che comunque cerco sempre di fare, cerco sempre di prendere spunto da giocatrici, come può essere quando giochi contro una squadra avversaria, magari vedi il playmaker forte della squadra avversaria, cerchi di capire o di vedere come lei gioca, come le porta avanti la palla, cioè certe cose che comunque, cioè, sono sempre stata una persona che guarda e cerca di osservare e di prendere il meglio, diciamo, di una giocatrice, cerco ovviamente, poi. Quindi per questo dico che mai devo migliorare, perché secondo me, diciamo, nessuna giocatrice è mai completa, fatta, poi specialmente alla mia età, cioè, penso che il miglioramento e il lavoro sia continuo per cercare di ottenere dei grandi risultati se uno vuole arrivare a quelli, ecco. Assolutamente, qui facciamo vedere intanto il capitano perché doveva richiedere alla ragazza perché la prima settimana di allenamento arrivarono in ritardo di un'ora in palestra. Giudizia racconta qua. Esatto, e qui infatti è l'assist per Giuditta. Esatto, vai. Io non mi ricordo di essere arrivata in ritardo. Franci, siamo arrivati in ritardo. Allora, a parte che io e lei ci chiamiamo Francesca, ma non so perché, sinceramente. Comunque, siamo arrivati in ritardo perché si è chiusa la portiera di casa, le portone di casa No. sono rimaste chiuse. Sì, di solito si rimane bloccati fuori casa, noi eravamo chiuse dentro la Dentro. nostra casa. Sì, è arrivato il dirigente, noi eravamo all'ottavo piano, abbiamo dovuto buttare le chiavi dall'ottavo piano, stavano per cadere dentro il giardino, dentro un buco, quindi ovviamente siamo state insultate anche dal dirigente che ha detto le chiavi, che volavano nel frattempo. E poi è arrivato il fabbro, sono arrivate una serie di cose per cercare di aprirci la porta perché eravamo rimaste chiuse in casa. E siamo arrivati all'allenamento un'ora e mezza dopo, all'incirca. Dato che Tommy ci ha scritto nei commenti che stiamo un po' ignorando Milo, ci scusiamo Milo, e quindi la domanda la devo riportare. Domanda per Coca, Esatto. meglio Ari, Enoteca o il Cap? Ma perché queste domande? Sono domande scomode, cioè, comunque non rispondo, non rispondo. Troppo difficile questa domanda. Allora ne passo un'altra, io collegandomi Non sempre rispondere. a un altro messaggio che ci è Rispondi più arrivato. tardi, risponderò più avanti, dai. Ok, bravo. No, visto che appunto avete giocato insieme, vi chiedo un ricordo magari che vi lega di quella stagione e poi mi attacco alla domanda di Mary. Coca e Giuditta, datemi un aggettivo per descrivervi. Stavolta parte Giuditta. Allora, ci dicono tutti che siamo delle disagiate, però in senso positivo. In No, senso però positivo, sì. sì. No, diciamo che quando siamo insieme siamo un po' un disastro, cioè non ne facciamo una giusta. Cioè, siamo un po'. Non so Nel come senso che dire. ridiamo molto, facciamo un po' le stupide, cioè, diciamo, ci divertiamo molto, ecco, mettiamola così. Ok. E quindi ci dicono che siamo disagiate, è vero. No, però devo dire un episodio dell'anno scorso. Mamma mia. Sì, quello che ti viene Costanza è in molto mente, preoccupata da questa diretta, sì, non intanto. so cosa vuol dire. Cioè. Ok. No, mi viene in mente l'anno scorso in Coppa Italia eravamo in stanze insieme, che tra l'altro è andata così, cioè io stavo bene. Cocca era ammalata, aveva la febbre, e allora hanno detto deve stare in stanza con Nicolodi. Ho detto: ma scusate, ma perché? Cioè, con che criterio? Vabbè, comunque eravamo in stanza insieme e a un certo punto nella notte vedo Cocca che si alza dal letto e si siede. Ho detto: sarà sonnambula, non so cosa stia facendo. Prende una siringa. Vabbè, no, era la freddata, era durante la Coppa Italia, avevo la febbre a 40, raccontiamola bene, anche non respiravo. E quindi praticamente a un certo punto ho fatto cioè mi sono messa nel naso la soluzione salina, non so se sì. E però Giuditta non aveva mai vista questa cosa, però raccontiamo tutto un po' su come è andata la serata. Raccontiamo tutta la serata, io mi sono svegliata e non ho trovato Giuditta. Diciamo che il problema è stato che io non sapevo dove fosse Giuditta perché non era in camera. È andata a farti una passeggiata,
e io non l'ho trovata, e cioè, mi ero anche spaventata. Nel frattempo io ero convinta poi che fosse in bagno all'inizio, quindi non andavo in bagno perché ho detto è occupato. Poi tipo passata mezz'ora, un'ora. È stata due ore seduta sul letto per aspettare che io uscissi dal bagno. Io ho aperto la porta della camera per entrare e riaddormentarmi, diciamo, cercare di riaddormentarmi. E lei dopo due ore è andata in bagno perché lei pensava che fossi io in bagno. Sì, vabbè. Poi è stata la sera prima della partita in cui Giudizia ha fatto un partitone, quindi è stata poi la cosa che ha portato in semifinale contro Venezia l'anno scorso in Coppa Italia. Quindi c'è stato questo episodio che siamo state poi fino alle 7 del mattino a guardarci LeBron James che su Sky Sports, cioè su Sky Go, ci siamo viste la partita dei Lakers perché non riusciamo a dormire nessuna delle due. Sì, questo è stato un episodio, diciamo, da ricordare. Uno dei tanti di quella stagione, mettiamola così, forse uno sì, dei più belli, perché avete raggiunto un traguardo molto molto importante, che fu quella finale di Coppa Italia. Abbiamo visto quelle partite, abbiamo visto anche l'ottimo apporto che avete dato, che aveva dato Giuditta poi in semifinale e anche in finale. Passiamo avanti, andiamo avanti con i prossimi argomenti, ragazzi. Mi vedo un po' a questa tua partita, Giuditta, che hai fatto dei canestri decisivi, hai portato Geas in finale di Coppa Italia, ma hai anche fatto altre partite, anche con la nazionale contro la Svezia, dove hai tirato giù 9 rimbalzi Nelle qualificazioni per l'europeo. Ti definiscono un po' una giocatrice miss utilità, Giancarlo Migliola dice così in un'intervista, e tu ti rivedi molto anche in quello che dice, perché hai detto appunto che ti ispiri a Nicolò Melli, che è un po' il giocatore che come te fa tante cose e utili. Secondo te questa è una caratteristica, una dote che si ha, quindi uno ci nasce, l'intelligenza cestistica si ha, oppure si può acquisire, puoi studiarla in qualche modo? Ma allora, innanzitutto per me è un onore, diciamo, prendere spunto appunto da Melli, perché è un giocatore che mi piace molto. Inoltre, secondo me, per quanto riguarda questa cosa qui, cioè, è una cosa che sicuramente puoi avere, però non è, cioè, è tutto allenabile, quindi secondo me nel momento in cui magari uno ha più talento e tutto, l'intelligenza cestistica o l'aiutare gli altri in campo, essere più di squadra, diciamo, è una cosa che magari acquisisci col tempo, sicuramente, questo sì. Invece Cocca, ti chiamo Cocca perché tutti si chiamano così, negli ultimi anni sei migliorata tantissimo, l'abbiamo detto prima, questa era la tua quarta stagione in A1, ogni anno hai fatto un miglioramento, quest'anno hai chiuso anche con 10 punti di media partita. Nelle scorse interviste abbiamo intervistato alcune ragazze che hanno fatto l'esperienza oltreoceano, non so, Mariella Santucci, Francesca Pan, eccetera. Tu invece che sei rimasta qua in Italia, hai qualche rimpianto di non aver provato questa esperienza o ti senti appagata e soddisfatta di essere rimasta qua, insomma? No, allora, diciamo che anche io ho avuto la proposta, la possibilità di poter andare oltreoceano quando 2-3 anni fa, quando avevo l'età per farlo. È stata principalmente una scelta. Si può sapere dove? No, una domanda scomoda. No, vabbè, sono un college, ma domanda un po' scomoda. Ok. No, comunque, però in realtà ho preferito, diciamo, rimanere in Italia anche perché, sia per una questione di distanza, perché comunque andartene, comunque sei veramente dall'altro lato del mondo rispetto a qua, quindi sei molto lontano dalla tua famiglia e tutto, io forse ancora a quell'età non mi sentivo pronta per farlo. E poi secondo me comunque è anche molto una scelta di vita, nel senso tu vai a fare un'esperienza che oltre dal punto di vista tecnico ti può dare, perché chiaramente la pallacanestro in Europa è molto diversa rispetto alla pallacanestro che c'è in America. E secondo me anche per il ruolo, per il fisico che ho io, forse io mi trovo meglio in un sistema così rispetto a un sistema, diciamo, più fisico come quello americano. Quindi diciamo che è stata principalmente una scelta. E l'obiettivo è questo, no? Tanto da 8 anni di teoria. Certo, l'obiettivo è questo. Intanto abbiamo anche coach Zanotti che ci sta seguendo, la salutiamo, la ringraziamo, anche perché ha seguito anche le altre dirette, ok?
Andiamo avanti con la nostra scaletta. Sì, un altro punto, non lo so se l'hai detto Clara, lo volevi dire, quello relativo, abbiamo LeBron, ho visto LeBron, mi sono un attimo perso la maglietta di Coca. Giuditta aveva il soprannome, diciamo, di Miss Utilità, vero? Mentre Costanza, se lo possiamo dare, un Miss cosa? Cosa ti senti? Io devo rispondere. No, Costanza. No, la domanda è per Costanza. Giuditta è una parte Miss Utilità, che sei Miss... Non lo so. Arrivano dei suggerimenti. Miss Ritardo. Senza dubbio. Senza dubbio. Cocca, eh? Che tu vai a dormire alle 11 e si sveglia, l'anno scorso andava a dormire alle 11, si svegliava all'1, mangiava e dormiva altre 4 ore, praticamente dorme 18 ore al giorno. Sono migliorata però in realtà. Comunque in campo no, sinceramente non riuscirei a darmi un aggettivo, ecco. Non mi viene, sinceramente, non riesco a descrivermi con un aggettivo. Cercheremo di trovarlo anche durante la diretta, così se qualcuno ti vuole dare anche qualche consiglio. Passiamo ai primi contenuti extra che ci sono arrivati da parte di vostre conoscenze. Ormai avete capito qual è il nostro format, la nostra diretta, le abbiamo anche per voi. Arrivano subito. Con chi partiamo? Lo chiedo ai ragazzi. Prima Costanza o Giuditta? Prima partiamo con Giuditta, dai. Con Giuditta, ok. Arrivo subito. Dai, simile anche al tuo, va benissimo. E poi volevo rimembrare un attimo, qual era la percentuale che avevi visto i tiri liberi a Vicenza? Ok, è stata buona, dai. È stata buona, molto buona. No, è perché diciamo che l'anno prima di andare a giocare a Vicenza, mi ricordo che il punto forte erano i tiri liberi. Sì, ecco, che è tutto dire. E quindi l'anno dopo a Vicenza pensavo di essere costante in questa cosa. E Tai, madonna, ciao tra l'altro, e mi fa: ah dai, allora è questo il tuo punto forte, vediamo quest'anno come andrà, no? Praticamente avrò fatto di media, penso, 2 su 8 ogni partita, se andava bene. Quindi da dimenticare. Sì, possiamo anche evitare. Passiamo al prossimo contenuto per Costanza Verona. Ecco, un po' più lungo però. Sono Via del Pelo. Vorrei approfittare di questa diretta per parlare un po' di Coca Verona. Io la conosco molto bene, siamo carissime amiche e la stimo sia dentro che fuori dal campo. Dentro il campo per me è un'ottima giocatrice che è cresciuta veramente tanto negli anni, ma credo anche che sia arrivato il momento di far scoprire a tutto il mondo il tuo vero talento. E direi che stasera è il momento giusto. Non tutti sanno che Costanza è anche una grandissima cantante. Io ho sentito molte volte cantare. Ma penso che sia arrivato il momento di farlo davanti anche a un pubblico, quindi forza Cocca, vai col tuo cavallo di battaglia di Gabue. No, non è vero, questo è un po' peggio dei tiri liberi, direi di sì, cioè, è andata giù pesante. Mamma mia, vabbè. No, non ti facciamo cantare stasera. No, pensavo partisse il video mentre cantavo di Gabue quando ero con lei, mi sono spaventata. Meno male non è partito. Lo possiamo chiedere, siamo ancora in tempo. No, ascoltando. Anzi, ci sta ascoltando. Sono molto suonata, la verità è che sono molto suonata e le mie amiche si lamentano del fatto che io canti molto, ma non mi importa se sono suonata, ho sempre detto così. E
prima Francesco mi stava dicendo prima della diretta che forse abbiamo trovato un punto forte di Giuditta oltre ai tiri liberi, oltre a tanti altri aspetti, giusto? Sì, potrebbe essere la cucina, non so se qua la vedo abbastanza sul pezzo, diciamo. Lo spezzatino, Giuditta. Era con la nazionale, giusto? In giro parecchio per quella cosa, perché ho detto che sapevo cucinare bene lo spezzatino e i miei amici mi hanno detto, ma scusa, ma la volta che l'hai fatto a noi, che era tipo un mese fa, ci avevi detto che era la prima volta che cucinavi, è stato un po' frainteso. Io ho detto solo che in un anno che ho vissuto con lei non ha mai fatto lo spezzatino, quindi ho detto, molto forte, lo spezzatino non l'hai mai cucinato, vabbè. È perché è un segreto, cioè ho la ricetta segreta. Prima di passare al Coca, si ricorda di come canta in Enoteca, adesso rimaniamo sempre. Certo che... Sandra, la canta Sandra. Okay. Prima di passare al prossimo argomento, che è quello della nazionale, faccio un messaggio per Arianna Zampieri, che tanto ci sta seguendo. Se vuole mandare qualche aneddoto, ci eravamo sentiti prima, questo è il momento giusto, perché siamo pronti. No, passiamo, ritorniamo ad argomenti del campo, argomento della nazionale. Come ha detto in precedenza Clara giustamente, Giuditta ha avuto l'esperienza, quella con la nazionale maggiore per il pre-europeo, la qualificazione all'europeo, con la partita contro la Svezia, mentre Costanza Verona, e l'ultima esperienza, quella più importante, è stata anche quella medagliata, quella dell'europeo Under 20. E vi volevo chiedere, qual è stata in questo momento la vostra miglior ricordo, sia a livello di nazionale, ma qua vi ho dato un aiuto se ci volete dare anche qualche altro spunto, ma soprattutto anche a livello di club? La prima che se la sente risponde, qua non ho ordini. Beh, allora, per quanto mi riguarda, prendo appunto da quello che hai detto tu, cioè non perché non ne ho altri, ma perché certo. Semplicemente per me quella lì, cioè l'esperienza in Svezia è stata la più significativa. Alla fine era la prima volta che ero convocata in nazionale maggiore, quindi diciamo che nessuno sapeva come fossi, come giocassi, quindi era una delle prime volte che... mi vedevano, diciamo, e quindi forse nessuno si aspettava più di tanto, diciamo, quindi da questa cosa qui ho cercato di ricavare il massimo e quando ho giocato, diciamo, contro la Svezia, ho cercato di mettere in campo tutto quello che avevo per poter, diciamo, aiutare la squadra, perché sapevo che era una partita importante. Mentre invece per quanto riguarda il club, penso che appunto l'esperienza più significativa sia stata quella della Coppa Italia l'anno scorso, perché anche lì nessuno si aspettava che una squadra come la nostra, senza screditare ovviamente, però una squadra come underdog, la nostra, tra virgolette. Sì, non era all'altezza ovviamente di una squadra come Venezia, come Schio, certo. Come Ragusa, quindi è stata una sorpresa e alla fine quando ci sono partite così è sempre bello anche per tifosi di altre squadre vedere una squadra che viene da, diciamo, di un livello leggermente più basso e battere una squadra forte e strutturata come Venezia in quel caso. Ti chiedo un parere, Giuditta, prima di postare a Costanza. Nel corso di questa diretta che stiamo facendo di 30 minuti, ho un po' capito, correggimi se sbaglio, che il passare da una squadra all'altra, anche in un periodo solo di un anno, un anno con Geas, un anno con Ragusa, eccetera, eccetera, ti dà nuovi stimoli. Ok, quindi il giocare quella partita contro la Svezia, che per te era una partita d'esordio con la nazionale maggiore, comunque come primo impatto e tutto, ti ha aiutato il cambiare squadra così, possiamo dire, con tanta frequenza negli ultimi anni per approcciare meglio la partita e quindi di impatto essere pronta anche mentalmente? Beh, sicuramente questo qua è un aspetto che mi ha aiutato, diciamo, perché comunque ero, tra virgolette, già pronta per al cambiamento, se così vogliamo dire. Cioè, ti ripeto, secondo me cambiare squadra ogni anno o comunque spesso non è per forza una cosa negativa, cioè io non l'ho mai vista come una cosa negativa. Per me è sempre stato uno stimolo. Alla fine le persone, le compagne che trovi ogni anno non ti conoscono, quindi è, tra virgolette, più facile
emergere, se così vogliamo dire. Certo. Cioè, no, completa pure se vuoi. No, questo volevo dire. E passando a Costanza, abbiamo parlato di quel favoloso europeo Under 20. A livello di club, oltre le esperienze che hai avuto sia in Serie A sia in Serie A 1, qual è il tuo ricordo più bello? Tolgo questa stagione, così ti creo ancora più difficoltà nel scegliere un istante. Per quanto riguarda, diciamo, togliendo questa stagione, diciamo che io mi appoggerei a quella che ha detto Giulietta, quindi la Coppa Italia dell'anno scorso. È stata un'emozione comunque grande, perché siamo arrivati lì che non ci dovevamo nemmeno essere, perché eravamo arrivati dal Tanone, poi con l'abbandono di Napoli noi siamo scalati ottave e abbiamo battuto i quarti finale Broni, poi in volata Venezia in semifinale, cioè effettivamente siamo stati veramente una sorpresa cioè, per quella Coppa Italia. Poi un gruppo comunque, cioè una squadra e un gruppo comunque, cioè, si trovava bene insieme, stava bene, e quindi diciamo le emozioni erano ancora di più. Quindi devo dire che per quanto riguarda sì, nel club ti direi così, la Coppa Italia assolutamente. Anche di più di quello che è successo qualche mese dopo, esatto, con la tua Palermo. Il fatto di Palermo, chiaramente io, diciamo, mi sono aggregata, aggiunta in una squadra che già aveva fatto il suo percorso, nel senso, io conoscevo la squadra perché giocando mia sorella comunque l'ho sempre seguita, e durante l'anno chiaramente ho sempre seguito tutte le loro partite. Ovvio che chiaramente sono arrivata a maggio, mi sono aggregata per l'ultima partita oltretutto contro Bologna, e poi abbiamo iniziato il percorso dei playoff. Lì sicuramente è stato comunque, cioè, è stato un mix di emozioni, ma sinceramente anche difficile da spiegare, perché mi sono trovata da una situazione completamente diversa catapultata in un'altra. Comunque la pressione da parte della società c'era, perché comunque la società voleva salire. Poi, cioè, per quanto riguarda me, alla fine io l'ho preso molto come un'esperienza, un'opportunità. Alla fine io amo giocare, mi diverto, quindi era un modo per continuare comunque ad allenarmi, a giocare fino comunque a poi al raduno, alla nazionale che avrei avuto dopo. E poi chiaramente c'è stata la promozione, e comunque un'emozione riuscire a salire con mia sorella, con mia madre che era lì, che comunque è vicepresidente della squadra, quindi comunque sono state effettivamente anche quelle delle grandi emozioni, ovviamente vissute in modo diverso, perché la squadra la conosce, cioè non era la mia squadra tendenzialmente, invece Jess io, cioè, la consideravo come mia squadra. Certo. Quindi diciamo che l'emozione sta più grande per la Coppa Italia per questo motivo. Sì, non è stata vissuta a pieno perché non è iniziata la stagione con Palermo, è iniziata con Geas, poi dopo, esatto. Poi dopo sei passata. Ho fatto le ultime 3 settimane, ma non è la stessa cosa di fare un percorso di un anno, ovviamente. Diciamo che ho vissuto il bello, cioè i playoff, cioè, la parte diciamo più divertente qua. Hai avuto il vantaggio rispetto a altre giocatrici che hai vissuto una finale di Coppa Italia e poi sei salita in Serie A con un'altra squadra che non è roba da poco. E la pubblico la domanda che ci è arrivata da parte di Arianna, sì. Vorrei raccontare come ci siamo conosciute, ovviamente all'Enoteca, se vuoi. Allora, ci siamo conosciute al momento, è stata la mia prima serata all'Enoteca. L'Enoteca è il posto dove andiamo noi solitamente la domenica, diciamo anche quasi tutti i giorni della settimana, dove molte volte dopo la partita anche le squadre avversarie si fermano e siamo tutti insieme, no? E quindi c'è un po' il nostro posto. La prima sera, che io ero a Milano, si festeggiava la laurea di una nostra amica, il compleanno di una nostra compagna di squadra, e c'era anche Arianna, e diciamo che mi ha conosciuto in una mia esibizione, diciamo, canoa, possiamo dire, anche che non stavo anche benissimo, devo dire anche così. Eri rilassata, ok. Ero molto rilassata, Giulietta okay. Se lo ricorda bene anche. Mi ha portata a casa io, ovviamente. Perché mi ha portato a casa lei. È stata la mia prima serata, mi sono fatta conoscere così a Milano, per dire. Tra l'altro io, io alla fine ci conoscevamo da un mesetto, no? Quindi non è che potessi sapere tanto di lei, cioè nel senso ci siamo trovate fin da subito, però non è che sapessimo tanto. E mi ricordo che quella sera lì, quando siamo tornate a casa, mi ricordo che nel mese precedente Cocca mi diceva mia mamma vuole sempre...
Posso dirlo? Sì, vai, vai, vai. Sì, ormai, ormai sono qua. Mi mamma lo sentirà. Mia mamma vuole sempre che le mandi la buonanotte prima di andare a dormire, se no si preoccupa. Quando esco, ragione, quando esco, Milano, vuole che le descrivo, sono a casa, ecco, potenzialmente. Lei ha preso... Ecco, vai. Praticamente io l'ho portata a casa, vivevamo insieme, no? E vabbè, lei si è addormentata e mi sono ricordata che si era dimenticata di scrivere a sua mamma. Ho detto, Madonna, come faccio adesso che non ha scritto a sua mamma, continua a chiamarla, che si preoccupa e tutto. Allora c'era Cocca sdraiata così. Ho preso il suo cellulare e sono pronta perché non potevo sbloccarlo. Ho sbloccato il cellulare e ha scritto la buonanotte a sua mamma. Mi ha detto: oh. La mamma avrà scoperto adesso questa cosa. Sì, adesso tra un po' viene, ma che ormai è andata. Arianna dice che non sono stata dettagliata e vabbè, non potevo essere dettagliata. Direi che siamo. Non si può. Giuditta, mia madre, comunque. No, te lo chiedo io un dettaglio per Francesco, perché anche lui voleva fare questa domanda. I gin tonic sono buoni in questo posto? Sì. Ok, perfetto. È famoso Ricordatelo. Il Montenegro di questo posto comunque. Eccola. Questa è mia madre. Okay. No, bisogna ringraziare Giuditta perché ti ha salvato in quella circostanza. Sì, dai, sì, ti ha mandato sì, messaggio per questo gioco di squadra, sì. Ok? Esatto. Sì, ma oltretutto cioè, non so manco come te lo ricordavi, sinceramente. Ma perché io eravamo sempre insieme a parlare, mi ricordavo che ogni volta diceva devo scrivere a mia mamma, buonanotte, così, no? Allora... Hai fatto bene, hai visto che amica che ho. Cioè... Ma giustamente. Mi collego un attimo a questo intervento, visto che la mamma è intervenuta, a sto punto la domanda me l'ha servita su un piatto d'argento. Quanto è stata importante per te la figura di tua mamma, ex giocatrice? Direi che entrambe le figlie stanno facendo e hanno fatto un grande percorso. Ma siamo tantissimo, penso che tantissimo non basti, perché di più. Alla fine quando io ho iniziato qua a Palermo c'era la Serie B. Cioè, adesso Palermo è arrivata in A1 grazie al lavoro che ha fatto mia madre, in particolar modo poi ovviamente con altre persone, però ha cercato sempre di alzare più l'asticella. Comunque a Palermo non è facilissimo fare sport, perché comunque non ci sono... i palazzetti o comunque la possibilità che magari si può avere nelle altre città. Anche per me è stato difficile farmi vedere, diciamo, rispetto magari a una nata a Venezia, può essere nata, non lo so, a Milano, è diversa. A Palermo il basket non era così come lo è adesso, che c'è la 1. Cioè la B regionale, basta, in Sicilia manco Ragusa c'era, per dirvi. Quindi mia madre ha fatto veramente di tutto per cercare di farci trovare nelle situazioni, comunque nelle migliori situazioni possibili, condizioni possibili, ecco, per riuscire a giocare a pallacanestro e comunque a inseguire il nostro sogno, ecco. Poi devo dire che poi mia madre, in più, mette il fatto che io tutte le estati mi alleno, faccio allenamenti individuali con lei, infatti, con lei, che e quindi dico una cosa, che noi veramente passiamo un mese prima dell'inizio del raduno a allenarmi io sempre con lei, e questa è una cosa che chiaramente, dico, mi ha dato tanto, perché comunque mi conosce come giocatrice, è stata un'ex giocatrice, allenatrice, quindi sicuramente mi ha dato tantissimo. Certo, cioè, allora, il lavoro a Palermo è stato enorme, e te hai detto giustamente qualche anno fa, mica tanti anni di più, stiamo parlando di secoli fa, e a Palermo c'era solo la B, adesso abbiamo una squadra di Serie 1 e anche una squadra in Serie B, giusto? Perché c'è la squadra delle giovanili che è in Serie B. Io ti chiedo questo ultimo punto perché è una curiosità che mi è venuta in questo momento. Nel lavoro estivo che hai fatto con tua madre, ma anche vivendola 365 giorni all'anno, c'è qualcosa che ti ricordi del passato, che ti raccontava della Serie 1, come approcciare un dettaglio o come approcciare anche qualsiasi situazione che te e che tu adesso, ritornando indietro nel tempo, dici aveva ragione? Parti, comunque, cioè, secondo me il basket è cambiato tanto da quando giocava lei, chiaramente, come adesso. Lei ha giocato con giocatrici di grande esperienza, ha giocato con Pam e Pamela McGee, che sono una è la madre di Javel McGee, il giocatore che gioca ai Lakers. Sì. Quindi comunque dico, ha giocato in A1, ha giocato in nazionale, ha fatto tanta esperienza. Sicuramente ricoprendo il mio ruolo, mi ha dato molti consigli, sia dal punto di vista tecnico, ma penso anche più dal punto di vista mentale, nel senso come riuscire a gestire le situazioni o delle certe dinamiche, cose che comunque lei, avendole già vissute,
oltre a essere mia mamma, che comunque chiaramente i consigli, a prescindere, o le mamme le danno, chiaramente una che è un'ex giocatrice che le ha vissute, più facile che riesca a darle, ecco. Una cosa che sicuramente mia mamma mi ha trasmesso è questa testardaggine, forse mentalità, che se vuoi fare una cosa nella vita, se ti ci impegni tanto, riesci a ottenerlo. Questa è una cosa che sicuramente mia madre mi ha dato, che può essere nel basket, come può essere proprio nella vita, può essere comunque determinati in quello che uno fa. Questo assolutamente. Quindi abbiamo trovato il termine da aggiungere a miss, cioè miss testard nel senso sì. Buono, non nel sì, senso... Sì, un po', no, è testarda, ecco. Certo. E facciamo l'ultima considerazione prima di chiudere, divertente, chiedo in entrambe, Milo si scrive cocca migliore conquilina, ma lo giro anche a Giuditta, quella è la migliore conquilina. Io, Giuditta. È difficile. No, rispondi tu. Sei sì, tu. Hai visto. Qua se dico Giuditta, Arianna si arrabbia, Valeria si arrabbia, è un po' difficile come cosa, come dire, risposta. Non è facile. Diciamo che ogni persona mi ha dato qualcosa. Mi sono trovata bene, molto bene con Giuditta, devo ammetterlo, comunque non la conoscevo e subito... siamo diventate super amiche subito, e questa è una cosa che non me l'aspettavo, perché comunque è più grande di me, e quindi non, all'inizio non sapevo bene come sarebbe stato. Idem con Arianna, comunque Arianna, cioè, ci viviamo 11 anni, lei è più grande di me di 11 anni, quindi non sapevo bene come sarebbe stato, ecco. Però mi sono trovata benissimo, poi con lei ho passato la quarantena, adesso 40 giorni chiusi in casa siamo state, quindi diciamo che ci siamo anche conosciute bene, quindi devo dire che tutte e due sicuramente... Sì, ma devi sono fare le mie... sta uscendo molto bene. Esatto, cioè non puoi sviare. Mi ero preparata questa, perché me l'aspettavo. Quindi. Risposta più politically correct non ci poteva essere, giusto? Prendi un po' di tutto, di tutte le cose che hai avuto. Perfetto. Ma invece questa domanda qua, che riguarda sempre tutte e due, che l'hai lasciata indietro sempre Milo, che lo ringraziamo, che ci segue sempre. Allora, pianto tantissimo. Male. Ho pianto tantissimo, praticamente c'è stata la grigliata prima di che Giuditta partisse a casa dei fisioterapisti nostri, e praticamente lei aveva preparato tutta la macchina era carica, piena per partire poi, e ogni volta che lei andava per prendere la borsa per andare, io mi mettevo a piangere e lei diceva, ti prego Giudì, e parti fra un po', perché piangevo, ero disperata, non capisco il perché, ma... Mi succede pure, nel senso, cioè, mi è risuccesso, quindi posso essere sincera, mi è risuccesso, però mi commuovo, sono sensibile, non ci posso fare nulla. Ho posticipato la partenza di 3 ore, perché ogni mezz'ora dicevo, vabbè dai, adesso ragazzi ci salutiamo, vado. Vedevo che questa cominciava a piangere, la rossa. Vabbè, capita. Capita, ognuno la prende come la deve prendere. Ragazze, sì. È stato un 45 minuti molto molto bello, molto interessante, ci siamo divertiti, spero che vi siate divertite, non vi abbiamo fatto domande molto, possiamo dire, scomode, ma abbiamo cercato di passare un po' il tempo, perché c'è bisogno, soprattutto in questo periodo. Vi ringraziamo anche il messaggio molto bello che ha mandato Pier Vittorio, grazie Costanza Verona, grazie Giuditta Nicolodi. Buona serata e grazie, speriamo di voi. Vederci presto in campo e anche fuori dal campo. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.